Seconda domenica di Avvento, in questo nostro cammino, cammino di grazia perché il Signore ci prende come per mano e ci aiuta e ci conduce attraverso la manifestazione dei Suoi misteri a riscoprire la bellezza della nostra vita vissuta nella fede e nel discepolato al Signore, in questa seconda tappa, quindi seconda domenica di Avvento, la parola di Dio in un modo tutto particolare sembra volerci svelare quelli che sono i connotati, i tratti significativi della figura di colui che dobbiamo attendere. Certo, noi lo conosciamo già Gesù, evidentemente, ma abbiamo bisogno di riscoprire la sua figura, anche perché troppo spesso il mondo in cui viviamo, le pressioni che riceviamo dai media o dalla cultura in cui siamo immersi, ci spingono ad avere anche dello stesso Gesù delle indicazioni che non corrispondono più alla verità. E allora, la fonte prima è e rimane la Sacra Scrittura, la liturgia della Chiesa, dove questa scrittura si cristallizza in un modo tutto particolare e diventa cibo per il popolo di Dio. Questa seconda domenica, quindi, tratti significativi che possiamo identificare proprio percorrendo le tre letture che, come al solito, vengono a nutrirci in maniera molto abbondante anche in questa celebrazione. Il profeta Isaia la fa da padrone, lo sappiamo, in questo percorso dell'Avvento, e in particolare in questa prima lettura della seconda domenica d'Avvento ci viene tratteggiato, almeno in due momenti, con due pennellate particolari, l'identità di questo Messia, che per noi significa scoprire il volto di Cristo e quindi il volto della misericordia di Dio, abbiamo imparato. Il primo, si parla di un germoglio, e il germoglio lo sappiamo, soprattutto chi ama la campagna e chi sa stare vicino alla natura sa cos'è il germoglio. È l'annuncio di un'esplosione di vita, è un concentrato il germoglio, un concentrato che poi darà fiore, frutto e darà bellezza a una pianta. E allora dire che il Messia è un germoglio che spunterà vuol dire che sarà l'energia decisiva per la pianta, per la pianta di cui questo germoglio è parte, che sarà la novità di bellezza, la novità di frutti, la novità quindi anche di una importanza di quella pianta che assumerà dal germoglio che avrà un suo sbocciare. Allora il Messia sarà davvero colui che darà un'energia nuova all'umanità e così lo dobbiamo vedere e accogliere. Ma sempre il profeta Isaia parla attraverso delle immagini molto efficaci, il contrasto di animali per esempio, parla del Messia come qualcuno che viene a portare la pace, una pace che sia un abbassamento, si direbbe, del conflitto, dei toni forse, e qui basterebbe soltanto questo a dirci quanto abbiamo bisogno che questo Messia, che questo Gesù quindi ci aiuti a trasfigurare questa nostra esistenza, fatta costantemente e quotidianamente di tensioni, confronti, senza andare a rifinire alle grandi tensioni o conflitti che feriscono l'umanità intera. Nel nostro piccolo, quante tensioni. Nel nostro paese, quante tensioni. Nella nostra Europa, quante tensioni. Quanti conflitti che ci impoveriscono e non ci arricchiscono. Gesù viene come uomo di pace, anzi lui è la pace, perché chi segue lui trova realmente la pace, che vuol dire il bene comune, il bene che diventa una solidarietà e una convivenza comune. Gli altri tratti che la parola di Dio in questa domenica ci dice, ci dà del Messia che dobbiamo attendere, li troviamo nel Vangelo che attraverso la figura di Giovanni il Battista ci fanno vedere un Messia forte. Gesù è forte, ma non di una potenza che schiaccia, quanto piuttosto una potenza che aiuta a venir fuori, a cambiare, perché per cambiare ci vuole decisione e il Signore è lì pronto con decisione ad aiutarci, indicandoci la strada, certo, ma anche a spingerci, sollevarci, tirarci in tutti i modi perché la nostra vita possa cambiare. E infine, l'ultimo tratto lo vogliamo prendere proprio dalla seconda lettura, in quella lettera di San Paolo in cui ci tratteggia Gesù come un servitore. Lui viene come servitore.
E questo è il tratto che ci deve sorprendere e sconvolgere sempre di più. Questo Dio in cui noi crediamo è un Dio che si fa servo, non perdendo la sua onnipotenza, ma al contrario manifestandola in pienezza come realtà d'amore. Questo ci deve colpire, certo, ci deve turbare, ma anche ci deve invitare. E se il filo rosso di questo avvento è cambiare le spade in aratri, le lance in falci, ebbene, anche in questa domenica dobbiamo invocare l'aiuto del Signore, di questo Messia grande e potente, perché ci aiuti a trovare quella novità che ci cambia, che cambia la nostra quotidianità. La cambia perché ci fa acquistare una volta di più il sapore di una vita che può essere goduta in un altro modo, se vissuta davvero nel suo nome.